We wanted to give you an update on coronavirus. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Il coronavirus rappresenta una minaccia molto grave per il mondo. Per evitare la diffusione del coronavirus serve anche mantenere la distanza di un metro gli uni dagli altri. Increasingly anxious about the coronavirus. Emergenza sanitaria. Siamo un grande paese moderno. Dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Paura mondiale. Quello di cui hai paura t'ammazza. La paura fa 90, che paura la paura. Io continuo a spaventarmi che non so trovar la cura. Fin da piccolo ricordo le paure erano tante. Molte me le tiro dietro anche oggi che son grande. Stai attento, non lo fare, il Signore ti punisce. Se continui a saltellare della strega ti rapisce. Non mangiare quella mela, c'è serpente l'uomo nero. Si risvegliano i fantasmi e di morti al cimitero. Se tu balli bevi e fumi e ti tocchi il pistolino, non ci vedi più, si stacca che ti cade in un tombino. Diavolo, demonio, Cristo Gesù, non ne posso proprio più. Stupri, le catastrofi sociali, ecclesiastici, banchieri, clandestini ed usurai. Se non cambi la tua testa non ci salti fuori mai. E con tutte ste paure che mi ha messo nella mente, ho capito che si rischia di star male veramente. Non temere, non pensarci, non damarti che è lo stesso. E ricorda che comunque sarà sempre un bel successo. Alza le tue mani al cielo, fai sentire la tua voce, butta via tutti i pensieri, scendi presto dalla croce. Vedi che il demonio è il Belzebù, dopo non arrivano più. La paura ce l'hai solo finché dura. La paura ora non ti fa più male. La paura ricomincia a respirare. Tutti a osservare attentamente queste indicazioni, anche se possono modificare qualche nostra abitudine di vita. Grazie a tutti.